Siamo in diretta dal Magic Blue Bar di San Giorgio di Piano, semifinale campionato regionale singolo di seconda categoria. Si affrontano nella partita che stiamo guardando Algeri, Kim Charlot, Scolamacchia, Cambrinus. Nell'altra semifinale si stanno incontrando Ballanti, che è dell'Ippodromo, e Grilli, che è dell'Arci San Lazzaro 2. Quattro bolognesi in questa finale regionale di seconda categoria singolo, quindi giornata che si prospetta assolutamente positiva per Bologna. Già un altro portacolori dell'Ippodromo ha vinto la Mirna Bagnacavalli, campionato regionale femminile. Diretta Facebook, diretta sul canale streaming WISP Bologna Bigliardo. Algeri con la striscia tricolore verticale e Scolamacchia con la maglia interamente nera, vedete sulla destra della maglia ha lo scudetto di campione provinciale squadre Due Torri, vinto l'anno scorso con il Gambrinus. Algeri prende il punto con la terza biglia che ha a disposizione, adesso tocca Scolamacchia. Il punto rimane di Algeri, 2-0, boccia Algeri. Stavolta ne fa 10, siamo 12-0 per Algeri, ripeto Algeri, Kip Charlot, Bologna, Scolamacchia, Bar Gambrinus, sempre Bologna. Algeri va di spinta e raduna le sue biglie vicino a pallino. Ripeto, l'altra semifinale che non stiamo vedendo, ma ragioni obiettive, con una videocamera se ne fa una sola, è Grilli San Lazzaro, Ballanti Ippodromo, entrambi di Bologna. Stacco di Algeri, bella giocata, si porta a 14. Scolamacchia va di precisione, mette una bella biglia, buona la giocata di Scolamacchia.
e Algeri spinge il pallino circondandolo con le sue biglie bianche. Adesso pesco la macchina, non sarà semplice assolutamente. Rimangono 3 biglie per Algeri. 6, siamo 20 a 0 anche qui. 20 a 0 qui e 20 a 0 per Grilli nell'altra semifinale. Campionato regionale singolo, seconda categoria, semifinale. Biglia rischia di andare in buca, non ci va. Adesso vediamo se il biliardo è generoso, ha rischiato di passare in mezzo. Due punti soltanto, 22 a 0 conduce Algeri con la macchia, va di precisione di fianco a pallino, però si apre un po', quindi luce tra pallino e biglia rossa. Algeri prova a mettersi di mezzo, ma ci riesce parzialmente, rimane spazio comunque anche per Scolamacchia. Di nuovo Algeri. Precisione questa volta. Alla forza giusta, c'è appena appena un po' di porto tra pallino e biglia bianca, ci può stare anche la biglia di Scolamacchia, vediamo. Dalla mia posizione è difficile capire, ma mi sembrerebbe a rosso, non ne convinto, e quindi misurazione. Che tenta il realizzo col tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, è un bel tiro questo, vediamo quanti ne fa tanti, 10 totale, quindi 22 a 10, di mezzo allo svantaggio con la macchia. La bocciata Scolamacchia. Aperta, veneta. Di striscio, 6, fanno 16, 22 a 16. Si porta praticamente in scia all'avversario. Algeri di fianco a pallino un po' lungo, lascia spazio a Scolamacchia. Sembra un pelo stretta, se non tocca la bianca riesce a fare un ottimo punto, vediamo però se non è stato corto, non è stato corto ma non troppo, punto fatto per Scolamacchia. Algeri deve spondere e salire, ma viglia larga, passa di fianco a pallino, non tocca nulla, adesso ha perso la via di vantaggio, va di braccio, sempre due sponde esterne a risalire, deve catturare pallino per portarlo in alto, questa è molto stretta, però molto più stretta di quell'altra, ma non male, fa il punto, ha perso la via di vantaggio, adesso Scolamacchia di tagliate da Santifianca Castello, può, c'è l'imbuto che lo aiuta, può infilare
il punto e fare anche un ottimo punto. Giocata che invece fa fatica a fare Algeri perché sotto c'è una rossa, quindi deve stare, fare il contrario, andare da sotto, che non è impossibile, anzi è consigliato dal mio punto di vista. Algeri d'effetto non sembra male, proprio male male, anzi tutt'altro, è una bella biglia, buonissima la giocata di Algeri. Adesso tocca a Scolamacchia, che deve andare sicuramente da sopra, gli due sponde, colpire la rossa, pallino schizza verso la buca, ne potrebbe fare anche 4, vediamo, tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, però prende la sponda corta troppo, se non è un colpo di fortuna il punto è bianco. Punto rosso, un pizzico di fortuna, forse qualcosa in più di Scolamacchia, poi c'è 18, l'avversario è a 22. Rimpallo, nulla di fatto, né fatti né bevuti, è un discreto punto. Giocata di Algeri, che comunque riesce a mettersi di fianco a pallino, non è forse la posizione dove voleva andare, probabilmente voleva andare in mezzo tra pallino e pallina rossa, ma intanto comunque ha mantenuto il punto con Scolamacchia, che prontamente se lo riprende, e anche in questo caso non buonissima la giocata, ma efficace comunque, obiettivo minimo raggiunto. Algeri da sotto forse tocca troppo presto la sponda di sotto, vediamo, no, si sforza giusta, bel punto di Algeri. Scolamacchia pizzica pallino e porta verso la sua rossa. Larga la biglia, non voleva un po' più stretti il tiro di Algeri. Cerca di andare di precisione, due sponde interne, se tocca la bianca si infila in mezzo tra la biglia rossa e il pallino, non proprio così, ma comunque è andato di fianco e adesso ha fatto un ottimo punto. Adesso Scolamacchia ha soltanto l'alternativa del tiro da sotto, con una forza comunque giusta per poterlo portare verso la palla rossa che ha più sopra pallino, ma non è una giocata semplice, vediamo. Guarda le due sponde interne, se schiva la bianca è un bel tiro, non ha schivato la bianca. Però non credo che abbia fatto il punto stavolta. 4 bianchi, insomma, un altro colpo di fortuna sarebbe stato un po' eccessivo. Comunque, 26 a 18, boccia Algeri. Sempre a rischio della buca la sua biglia, però la bocciata è sana, come si suol dire, ne fa sempre 2 come l'altra volta, tanto è lì che sta avanzando. 28 a 18, 10 punti di vantaggio per Algeri.
Algeri per andare in mezzo tra Biglia e Pallino, ci va con molta spinta, lascia lo stesso spazio che gli aveva lasciato l'avversario, che adesso prova a mettersi lì in mezzo. Si tocca leggermente la bianca e va di fianco a Pallino, dopo sono dolori per l'avversario che adesso comunque ha l'alternativa di andare di spinta su Pallino per spingerlo verso la bianca che ce l'ha sulla sinistra, e infatti così è. Biglia di svantaggio sì, però insomma un colpo in difesa. Secondo me che non mette una biglia indimenticabile, però fa il punto e quindi tanto basta per giocare poi l'ultima lui. Bello lo stacco di Algeri, ne fa 8, bravo, bravo, bravo. 36-18, raddoppia il punto, doppiato il portacolori del Gambrinus, che va all'attacco del Pallino per fare il punto sotto, ne fa 2-20-36. A vuoto, scolamacchia. Algeri cerca di andare dietro il Pallino, tocca leggermente il Pallino ma si mette proprio attaccato. Va di spinta. Al calcio la sua, adesso gioca l'ultima, ha perso la biglia di vantaggio, siamo 36-20 per lui, ma questa mano tocca la sua e non conclude nulla, magari no, non si va in bocca. 24-36 e boccia di nuovo, scolamacchia. Fa 10 e si porta a 2 punti dall'avversario, 36-34. Questa semifinale campionato regionale singolo di seconda categoria. Scolamacchia, Gambrinus, Algeri, Charlot. Cerca di andare di precisione, però è un pelino lungo e quindi lascia un po' di spazio per scolamacchia per infilarsi di in mezzo. Va anche lui di precisione, sicuramente sta Pallino dalla parte forse opposta a quella che serviva, però intanto è lì l'avversario con spinta, toglie la biglia rossa, ne mette 2 di fianco a Pallino. Da lì in mezzo sicuramente scolamacchia per cercare di difendersi il più possibile.
punto è rimasto bianco, quindi Algeri fa lo stacco per vedere di realizzare qualcosa. Già in precedenza ne ha fatto uno molto bello. Due punti, una biglia, 38-34, boccia Algeri. Sembra tagliata giusta, come non detto, passa in mezzo, però fa nel risalire, fa il filotto. 46-34, tenta di scappare di nuovo Algeri con 12 punti di vantaggio. Scoramacchia mette la biglia dietro a pallino con un po' di spazio. Il calcio lo stesso, scelta discutibile, perde un'altra biglia di vantaggio, gioca la terza, poi l'avversario ne avrà 3 contro 1, chiaramente. Questa è troppo tagliata, troppo poco tagliata, quindi tocca la sponda molto in fondo, lascia un bel buco. Adesso Scolamacchia metterà la biglia per far giocare l'avversario l'ultima, la quarta, così è, poi dopo averne due a disposizione per chiudere la mano. Algeri, adesso Scolamacchia ne ha due, ma io non sarei andato di precisione, forse la sua intenzione è andare di precisione, fare il punto per poi fare il calcio, ma adesso si è messo in difficoltà da solo. In questi casi, secondo me, giocare, fare la cosa semplice. È sicuramente meglio, vediamo. Alla fine ottiene lo stesso, raggiunge lo stesso l'obiettivo, il punto è suo. Sì, devi segnare. Una biglia soltanto, 46-36, boccia Scolamacchia. Due, 38-46. Algeri di due sponde interne. Che va di spinta per scalzare la bianca da lì e metterci la sua biglia. Adesso va d'accordo che Angeli può andare di spinta sulla rossa, ma ha fatto un bel tiro con la macchia. Angeli, come previsto, va di spinta sulla rossa, la pizzica e la toglie da lì. Un'altra bella biglia, buona la giocata di Scolamacchia. Di nuovo Algeri, stavolta però non va.
scoperta, perde la via di vantaggio anche in questo caso. Queste ultime due mani un po' meno preciso dell'inizio, appunto, anche questa non è una bignia fantasmagorica, però insomma ho raggiunto l'obiettivo di fare il punto, adesso con la macchina deve andare lì di precisione, se vuole. E se è lungo il punto è bianco. Infatti 48-38 boccia Geri. Algeri prende il regalo di, con la macchia al volo, e ne fa addirittura 12, punto sbagliato, filotto assicurato. Qui Nerone, quindi 60 adesso a 38, la partita comincia a prendere una identità ben precisa. Con la macchia fa lo stacco, sotto di 22 deve recuperare, non sarà semplice. Algeri, secondo me, fa il calcio, sì, lo fa anche bene, bella senza anima, come si suol dire, passa di fianco al castello col pallino e adesso tocca a Scolamacchia di tagliata, pigliando che scivola un po' verso il centro, però il punto è fatto, biglia di vantaggio mantenuta. Algeri rischia il gansino, picchia appena sotto e mette una buona biglia. Adesso il pensiero ce l'ha Scolamacchia, che deve cavare questo punto, non sarà semplice. Va d'effetto, sembra bassa, però vediamo, è bassa. Scolamacchia va di conserva, no, ma non c'era l'angolo per andare lì, quindi non una scelta opportuna. Algeri, tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, è cosiddetto scatolino abbondante, sembra, e così è. Una biglia, 62-38 conduce Algeri di Equipe Charlot nei confronti di Scolamacchia, Gambrinus. Apre troppo il compasso e non ottiene nulla. 24 punti di vantaggio per Algeri. Con la macchia attacca, ma non ottiene nulla. Algeri toglie la rossa dal quadrante superiore,
Algeri. Sbaglia il tiro, è fortunato, fa il punto lo stesso. La macchia si mette dietro il pallino ma lascia tutto aperto, vediamo se no, pensavo facesse il calcio, niente di che. Una biglia 40-62, bocce con la macchia. Fare il bersaglio grosso per rimettersi in scia. Niente di fatto, troppo aperto. Lungo il tiro di Algeri. Scolamacchia va di due sponde a risalire. Precisione, spinge il pallino appena sotto la sua biglia rossa. Sbaglia il tiro Algeri e anche in questa occasione perde la biglia di vantaggio, perché ha 22 punti di più però. Con la macchia, tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, sembrerebbe buona da vedere così, vediamo, e infatti 42-62 bocce di nuovo con la macchia. Sei, 46 a 62, sono 16 punti di vantaggio per Algeri. Stacco di sfaccio di Algeri. Per Algeri 70-46. Gran bel tiro di stacco,
faccio di Algeri, già il secondo in questa partita che fa così. Anche Scolamacchia tenta di fare lo sfaccio, ma adesso ha perso ulteriormente di vantaggio, ne rimangono due in mano a Algeri, 70-46. Scolamacchia porta il pallino sotto per subirne il meno possibile, se va in buca mette anche in difficoltà l'avversario, ma così no. Due biglie, 74-46, boccia Algeri. Per il match, per raggiungere in finale Grilli. Vince Algeri, si qualifica per la finale, quindi affronterà Grilli.